molti anni, ora è anche in Italia, e viene da chiedere, dopo aver visto tanto male, tanta guerra, si deve essere costretti a venire nel proprio paese a curare e aiutare le persone. Allora non si è imparato niente. Sì, infatti, evidentemente è un problema se Emergency si è ritrovata dal 2006 a lavorare in Italia, perché anche in Italia, nonostante la salute sia un diritto garantito dalla Costituzione e nonostante in Italia ci siano, a differenza di altri paesi in cui Emergency lavora, paesi in guerra, paesi stremati dalla povertà, in Italia ci sono gli strumenti per prendersi cura della salute del proprio cittadini, eppure ci sono tante persone che vengono tagliate fuori dal diritto alla cura. Allora noi aiutiamo tutte queste persone, stranieri e anche italiani, a trovare, a recuperare il loro diritto a essere curati all'interno del sistema sanitario nazionale o curandoli direttamente quando non ci sono altre possibilità. Sicuramente è molto brutto che Emergency sia trovata a lavorare in Italia, è il segno di un problema che la soluzione non è soltanto ah beh ci pensa Emergency, no, ci deve pensare lo Stato. Le persone che vengono in contatto con voi perché ricevono il vostro aiuto hanno un atteggiamento diverso rispetto alle persone che aiutate negli altri paesi? Ma tante volte a volte ci capita di vedere nella sala d'attesa persone dai colori della pelle più diversi possibili che all'inizio si guardano diffidenti e poi anche gli italiani ti dicono beh alla fine abbiamo gli stessi problemi, siamo proprio uguali. Poi ti capitano anche invece le giornate in cui lavori e arrivano gli italiani che si lamentano perché ci sono gli zingari che si lamentano perché ci sono gli africani subsahariani, gli africani subsahariani che si lamentano degli arabi e gli arabi che si lamentano di qualcun altro e dici ragazzi fermatevi, siete tutti uguali, avete tutti gli stessi bisogni, magari sprecate una parola in meno per criticare l'altro e un sorriso in più può far sempre comodo.